Coralie Farge realizza il suo secondo film scrivendo e dirigendo un horror psicologico che scava nel lato oscuro della fama, della vanità e dell'incessante ricerca della giovinezza, incentrandosi sulla protagonista Elizabeth Sparkle, la quale è un'attrice di Hollywood ormai dimenticata che dopo aver superato i 50 anni viene licenziata dalla trasmissione di aerobica che conduceva perché è troppo vecchia. Così, per riappropriarsi di una giovinezza passata e per stare nuovamente sotto le luci della ribalta, Elizabeth risponde all'annuncio di un misterioso siero sperimentale noto come la sostanza. Il prologo dell'opera di Farge è spettacolare, riuscendo in pochissimi minuti a introdurre i due protagonisti del film, che sono la sostanza ed Elizabeth. Infatti il film inizia subito con l'inoculazione della sostanza nel tuorlo di un uovo, mostrando il suo principio attivo che consiste nella creazione di un secondo tuorlo, migliore, proveniente dal tuorlo originario. Subito dopo la scena invece si sposta su una piastrella di un marciapiede dove viene collocata la stella di riconoscimento a Hollywood di Elizabeth, attraverso la quale viene rappresentato visivamente il successo e il cambiamento che l'attrice ha vissuto nel corso del tempo, fino al suo declino. E appena ho visto queste due scene mi sono emozionato, ve lo giuro, e ho pensato, se questo è solo l'inizio, chissà come sarà il resto. Ebbene, è qualcosa di meravigliosamente fuori di testa. L'opera è intrigante e fa leva sulle preoccupazioni in materia di bellezza, invecchiamento e identità, ponendo l'accento sulla vanità, sulle paure esistenziali dell'obsolescenza e sulle pressioni della società sulle donne per mantenere la giovinezza, esplorando gli effetti psicologici e fisici di queste condizioni collegate alla trasformazione del corpo a cui ogni essere umano è soggetto. E tutto ciò viene fatto tramite l'ottima caratterizzazione dei personaggi. Come già detto, la protagonista è Elizabeth Sparkle, interpretata da una Demi Moore che incarna perfettamente i drammi di questo personaggio complesso, vittima dei pregiudizi di una società vecchia e maschilista all'interno della quale deve fingere per sopravvivere. Ed è straordinario il passaggio dal personaggio frizzante che interpreta in TV alla disperazione che prova realmente nei suoi spazi privati. E la vulnerabilità di Elizabeth causata da questo contesto è proprio ciò che la porta a iniettarsi la sostanza, non solo per il desiderio di ritornare giovane, ma anche per la paura di svanire nell'oblio, dando così origine al suo alter ego più giovane su, interpretata meravigliosamente da Margaret Qualley. E la sua introduzione porta ad aggiungere strati alla narrazione attraverso i quali si osserva la stessa realtà surreale ma da una prospettiva diversa. Anzi, si osserva più da vicino la società impersonificata dal personaggio interpretato da Dennis Quaid, Harvey, l'archetipo dello squallido dirigente televisivo che nonostante la sua anzianità prova disprezzo per delle donne che non sono nel fiore degli anni e non valgono niente a livello di ricavi. E la brutalità del personaggio risiede nelle sue espressioni disgustose e inquietanti, nei suoi comportamenti bizzarri e nelle sue battute crude e dirette, che sottolineano in maniera efficace la natura usa e getta della fame e della bellezza nel mondo dello spettacolo. L'opera riesce a caratterizzare in maniera ottima i suoi personaggi e questa società fatta di uomini brutalmente arrapati ed estremamente stereotipati, la cui caratterizzazione però funziona perfettamente per la storia che viene raccontata, enfatizzando i temi trattati e la figura della donna massacrata dagli occhi dell'uomo. E questo non sarebbe stato minimamente possibile senza la maestosa interpretazione degli attori e una sceneggiatura che potesse dare sfogo alla loro bravura recitativa. Infatti, Coralie Farge realizza un film dove non ci sono tantissimi dialoghi, ma prevalgono gli sguardi e le azioni dei personaggi. Inoltre, la regista, per raccontare questa storia, utilizza molte inquadrature di dettaglio per immergere lo spettatore in quelle sensazioni che prova il personaggio protagonista, enfatizzando oggetti o particolari che veicolano significati nascosti o simbolici. In tutto questo, però, non dimentichiamoci ciò che caratterizza veramente The Substance e che dà quel tocco finale rendendo il film impattante, ovvero il genere horror. Ma non un genere qualsiasi,
bensì il body horror. Un genere che io personalmente adoro e che arricchisce l'incubo che vive Elizabeth sulla propria pelle, portando sul grande schermo delle idee originalissime che nella loro atrocità affascinano e non fanno mai togliere lo sguardo da essi. La storia si sviluppa in modo naturale, senza alcun tipo di forzatura, e la relazione tra Elizabeth e Sue è veramente intrigante, perché anche se vediamo due personaggi distinti, in realtà sono una cosa sola. E questo concetto, che viene ripetuto per tutta la durata del film, si manifesta sul finale in tutto il suo splendore, giungendo alla conclusione di questo viaggio horror dove ogni elemento viene ricomposto fino al significativo epilogo. In conclusione, per riassumere, il film personalmente mi è piaciuto molto e oggettivamente Corinne Fargé scrive una storia dell'orrore trattando vari temi, ma soprattutto muovendo delle critiche che in primis sono dirette alla società gerarchica patriarcale. La regista poi racconta questa storia dimostrando uno stile tutto suo dietro la camera da presa, strizzando l'occhio a tanti altri film horror senza però mai cadere in qualcosa di già visto, regalando allo spettatore uno spettacolo unico che è un continuo crescendo di suspense, sofferenza e stupore. Ragazzuoli, voi però, che cosa ne pensate di The Substance? Fatemelo sapere nei commenti e mi raccomando, non dimenticatevi di mettere like o dislike e di iscrivervi al canale per non perdervi nessun mio fantastico video. Detto ciò, noi ci vediamo alla prossima. Ciaone!